Le 10 regole per comunicare con gli uomini. Vediamo se ci danno qualche buon consiglio. Non dimenticate di mettere mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e condividetelo con tutti i vostri amici. Ma non dimenticatevi anche di seguirmi sul mio profilo Instagram. Mi trovate come Casey Balla, vi lascio anche il link qua sotto nell'info box. Adesso andiamo a vedere tutte le cose che abbiamo sbagliato nella nostra vita con gli uomini. Non rispondere velocemente alle sue chiamate, invece devi avere due chiamate perse. Cosa? Perché? Non hai bisogno di fare giochini del genere. Ma metti caso quello si sta trovando in una situazione orribile, ti sta chiamando per chiedere aiuto e no, tu non rispondi, cioè quello sta a morire, tu non rispondi perché deve fare almeno due chiamate. Stiamo scherzando? Dai risposte brevi ai suoi messaggi quando lui ti chiede come stai? Non rispondere: ho bevuto due bicchieri di caffè, sono molto occupata a lavoro, il mio cane è malato, ho perso i miei calzini preferiti, sono andata a diarrea oggi. E tu? Non devi dire questo, assolutamente no. Devi dire soltanto: sono molto occupata al lavoro. Cosa? Ma perché? Così sembri soltanto antipatica. Sembra che tu non voglia più parlare con questa persona. Quindi quell'altro cosa ti deve rispondere? Ah, sì, va bene, ok, mi manchi. No, cioè, ovvio, cioè, scusa. Così penserà soltanto che sei cattiva e che non sei interessata a lui. E semplicemente te lo perderai. Io ho fatto queste regole e secondo me vuole farci lasciare a tutti con i nostri fidanzati. Cioè, ma fatemi capire, loro li hanno provati? Hanno funzionato veramente su di loro? Non lo so, Rick. Aspetta un paio di ore prima di rispondere al suo primo messaggio. Quindi non stare lì seduta a rispondere incessantemente a ogni messaggio che ti manda. Invece, prenditi il tuo tempo, mettiti a fare meditazione, leggiti un libro. Fatti la doccia, se no ovviamente penserà che tu sia una sfigata. Cioè io boh. Io penso che se due persone si piacciono, non c'è niente di male nello scambiarsi messaggi, stare sempre insieme. Cioè, se è destino, è destino. Succederà se tu usi delle regole specifiche o se non le utilizzi. Ignora messaggi come: cosa fai tra 5 minuti? Ma perché? Dimmi perché! Cioè, magari lui ti sta scrivendo questa cosa perché sta passando di lì e ti vuole chiedere: senti, vuoi uscire? Sto andando a un posto fighissimo, sto andando a un concerto, sto andando a mangiare fuori, sto facendo questo, è arrivata Kylie Jenner davanti a casa mia. E tu non gli devi rispondere? No, perché non puoi rispondere a cosa fai tra 5 minuti. E invece no, dovrei semplicemente fare la doccia, leggere i dannati libri e stare da sola. Triste e sola. È questa la fine che faranno le persone che seguiranno questi trucchi. Non essere un libro aperto sui social. Questa è l'unica cosa giusta che hanno detto fino ad adesso. Ma ci scommetto che i motivi non saranno uguali ai miei. Ci scommetto che il modo in cui sono arrivati a una conclusione del genere è senza senso lo stesso. Ho fatto colazione, vado in palestra, pranzo da sola, mi annoio al lavoro. Perché devo sapere tutto questo? Ecco perché ho cancellato Facebook. Ho pranzato da sola, ma quanto è triste! Ma chi è che scrive: ho pranzato da sola? Messaggi dopo mezzanotte sono tabù. Questa regola l'ha scritta mia madre, vi giuro. Stai lontana dai suoi social. Stagli lontano, non seguirlo, non stalkerarlo, fai finta che non esista. Perché? Qualcuno mi spieghi perché. Ma metti caso che lui gli sta facendo chiaramente le corna, l'unico motivo per scoprirlo è seguirlo sui social. Ma secondo te io mi perdo questa occasione? Scusate per il cambio di look e il cambio di angolazione. La batteria della fotocamera è finita, quindi ho dovuto aspettare che si ricaricasse. Sono una scema, lo so. E cominciamo da dove ci siamo lasciati. Non scrivere più di 20 minuti al giorno. Scusa, ma stiamo parlando da 20 minuti e adesso mi leverò di culo. Ciao! Decisamente no, non va bene. Questo è un ottimo gioco, semmai, per far sì che lui si stanchi di te e ti molli per sempre. Sinceramente, con tutti i problemi che ha una persona nella vita quotidiana, manca soltanto la cosa dei: no, dobbiamo scriverci soltanto 20 minuti al giorno. Cioè, perché?
No. È veramente una perdita di tempo sta cosa. Invece di fare tutti sti giochetti, perché semplicemente non essere te stessa, essere spontanea, conoscere questa persona al massimo? Perché secondo me più ci parli, più la conosci, meglio è, più capisci se ci vuoi stare assieme, se vale la pena perderci il tuo tempo dietro oppure no. Se invece tu lo senti soltanto 20 minuti al giorno, che cosa vi potete dire in 20 minuti? Cose di circostanza, di certo, non cose profonde, che ti fa capire il tipo di persona con la quale ti stai scrivendo, no? Una moltitudine di emoji mostra una mancanza di moderazione. Io metto un sacco di emoji, li utilizzo sempre. Che cosa mi vuoi dire? Che io non sono moderata? È una stronzata, perché a volte gli emoji riescono ad esprimere benissimo una faccia, una reazione che tu magari non riesci a trasmettere soltanto con le parole. Quindi usateli. Anzi, e poi ho notato che le persone che utilizzano gli emoji in realtà sono più simpatiche rispetto a quelli che non li utilizzano proprio. Trasmettono più empatia, ti fanno capire meglio il tipo di persona con la quale stai conversando. Oh mio Dio, da quando le emoji sono diventate una cosa psicologica? Non essere una preda facile. Gli uomini amano le challenge. Li amano, ma fino ad un certo punto. Certo che se tu gli dai risposte secchissime, non lo caghi mai, gli scrivi 20 minuti al giorno. Amore mio, per quanto tu possa essere una gnoccona da paura, vedi che quello dopo un po' si romperà e ti dirà ciao ciao. Tanto ce ne stanno altre 100 qua fuori che stanno aspettando soltanto di scriversi con me. Comunque ragazzi, non so voi, ma io questo video l'avrei chiamato come farsi lasciare da un ragazzo, perché vi giuro, se seguite alla lettera tutti questi trucchetti potete benissimo sbarazzarvi del ragazzo che non volete più. È vero, è una tecnica ottima per quando c'è quel ragazzo che proprio non vi lascia stare, non capisce il no, almeno così lo fate stancare e dice mo che palle questa, adesso che l'ho conosciuta meglio, cioè veramente. Comunque ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questi trucchetti, se voi li avete mai utilizzati e secondo voi qual è la cosa principale per far innamorare un ragazzo, così magari ci diamo qualche consiglio qua sotto nei commenti e tutti ci possiamo un po' confrontare. E detto questo, vi mando un super mega bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!